35esimo anniversario per l'agguato delle Brigate Rosse a Salerno nella zona di Torrione, che nel 1982 costò la vita agli agenti della Polizia di Stato Mario De Marco ed Antonio Bandiera e al caporale dell'esercito Antonio Palumbo. Due auto con a bordo i terroristi assalirono un convoglio militare tra via Amato e via Parisi, cercando di impossessarsi delle armi trasportate, ferendo gravemente il caporale Palumbo. Sul posto intervenne anche una volante di polizia con a bordo, tra gli altri, l'agente Antonio Bandiera, che era alla guida, ferito mortalmente, e il collega Mario De Marco, che poi morì all'ospedale di Napoli il 30 di agosto, dove era stato trasportato in seguito al ferimento. Anche quest'anno Salerno ha voluto ricordare il loro sacrificio, visto come simbolo dell'impegno profuso ogni giorno da forze dell'ordine, vigili del fuoco e militari, ha detto il questore Maurizio Ficarra, che ha ricordato egli stesso all'epoca dei fatti era un agente di polizia. Ma ricordo soprattutto una cosa, che lungi dal provare sentimenti di paura e di preoccupazione in quei giorni, io ricordo che tra noi agenti c'era maggiore determinazione. Al verificarsi di questi fatti così gravi, in noi cresceva ancora di più la voglia e la soddisfazione di far parte di un'amministrazione, quella della Polizia di Stato, che era in prima linea nella lotta a questi folli assassini che allora in maniera illogica cercavano di portare avanti un loro progetto criminoso che non aveva nessuna ragione di esistere. A distanza di tanti anni, secondo lei che cosa significa però ritenere viva appunto quel ricordo? Beh, significa saper dimostrare a tutte le nuove generazioni, ai nuovi poliziotti, ai nuovi carabinieri, fino a che punto può arrivare l'impegno per la salvaguardia del bene della collettività, e cioè fino al sacrificio della propria vita. E questo è un segnale importante, questo è un segnale che deve coinvolgere tutti nel ritenere davvero come è più importante il bene collettivo rispetto alle singole particolarità. Alla commemorazione la vedova De Marco, la signora Maria Antonietta Giuliano e le sorelle di Antonio Bandiera. Io sono orgogliosa di lui, sono passati anni, però per me lui è il mio grande... Sì. Scusate che non sono talmente emozionata quando è così. Era una splendida persona, infatti io, lui diciamo aveva una palestra intestata Mario De Marco il Diamante, per me era una persona, ma tutti lo sanno, resterà sempre un eroe, ma dentro, ecco, ogni anno si rinnova sta ferita, la cicatrice c'è sempre comunque.